Allora, eccolo il libro, L'armadio del cuore, che è una sorta di manuale, ci sono proprio anche delle indicazioni pratiche di vita bella, che poi vuol dire anche vita buona. E però questo libro, fin dalle prime pagine, mi ha messo in agitazione profonda. Dall'introduzione, pagina 13, quindi proprio all'inizio, ve lo leggo il passaggio. Allora, dicevo che questo libro, questo che è un manuale di vita bella, che poi è un manuale di vita buona, L'armadio del cuore, mi ha messo un po' in agitazione, già dalle prime pagine, esattamente dall'introduzione, per questa frase che adesso vi leggo. Che dice, allora, il modo in cui teniamo in ordine l'armadio della nostra stanza dice molto di come ci rapportiamo alla nostra vita e in che modo siamo realmente capaci di dare a ciascun aspetto dell'esistenza lo spazio adeguato, come pure la posizione più giusta. Ecco lo spavento. Io mi sono detta, e adesso chi è che va a presentare il libro di fratello Michael Davide e dirgli, guarda, il mio armadio è un disastro. Cioè, proprio... Però vabbè, avevo detto che venivo, vado avanti e leggo. E lì devo dire che ho iniziato a tirare un sospiro di sollievo. Capitolo primo, primavera, gli scomparti, pagina 19. Da come si tiene un armadio si può risalire facilmente al modo in cui ciascuno intrattiene la propria vita con i suoi sentimenti, le sue paure, i suoi sogni. Ecco, a questo riguardo vi dico anche che c'è un capitolo, proprio un cassetto, quello dei sogni. E gli inevitabili fallimenti. No, non ci siamo. Io chiamo Bologna, chiamo fratello Michael Davide e gli dico, guarda, sto male, è morta la mia nonna, non posso, perché non ce la posso fare. Beh, vado avanti. Allora, eccomi qua adesso dove mi ritrovo la frase che mi dà la speranza e capisco che questo libro va letto tutto fino in fondo e poi ne parliamo. Ed è la pagina successiva dove dice ciascuno si prende in realtà cura di sé anche quando sembra che non lo faccia affatto e viva in un disordine scoraggiante. Questi sembrano tempi di disordine scoraggiante, però. Allora, anzitutto la prima domanda è, perché hai scritto questo libro? Ci diamo del tu, così l'avevamo stabilito, e anche voi poi, se vorrete fare delle domande, fatecele. Alla fine, mi raccomando, prendete appunti, che poi ne parliamo assieme. Perché hai scritto questo libro? Ti ha spinto forse questo disordine scoraggiante? Ma io personalmente sono molto ordinato. Anzi, ossessivamente ordinato, dicono i miei confratelli. Sono di quelli che la sera deve mettere ordine sul proprio tavolo, cioè significa che deve essere vuoto. Ma vivo con altri fratelli che non hanno questo medesimo modo. E il motivo per cui ho scritto questo libro, di fatto, è stata più una risposta. Come dicevo prima a Donatella, almeno per me ci sono due tipi di libri, almeno nella mia esperienza, i libri che si scrivono o che io scrivo come una risposta ad un bisogno personale di dire qualcosa, anzi di dirmi qualcosa, e che poi incrociano il bisogno di altri di ascoltare qualcosa. In questo caso si è trattato di un libro che, come altri, in cui mi è stato chiesto di dare una risposta ad una domanda, cioè come mettere ordine nella propria vita, anche perché questo tema di mettere ordine nella propria vita è proprio l'inizio degli esercizi di Sant'Ignazio. Quindi chi ha fatto un'esperienza di ritiro, eccetera, o di ritiro in particolare ignaziano, la premessa dei 30 giorni di esercizi spirituali di Sant'Ignazio è proprio questo, mettere ordine nella propria vita. Mi è stato chiesto di scrivere un libro su questo tema e io ho scelto non tanto il sottotitolo che mi è stato dato come traccia di lavoro, quanto piuttosto il titolo Armadio del Cuore, l'armadio del cuore. Questo perché? Perché penso che il problema non è quanto si è ordinati o disordinati, quanto piuttosto la sfida che ciascuno non può non assumere di, attraverso la vita e le fasi della vita e gli imprevisti della vita,
di maturare un proprio ordine, che non può essere assolutamente uguale a quello degli altri, ma che deve essere allo stesso tempo, deve esistere. Perché di fatto, se la creazione, secondo le scritture, è proprio questo, questa operazione a partire da un caos di mettere le cose in un ordine, cosmos in greco, di bellezza, questo, se vale per la creazione, vale per la storia, ma vale anche per ciascun uomo e ciascuna donna, soprattutto perché l'ordine serve a due cose: a poter sopportare se stessi e a rendere possibile agli altri di sopportarci. Quindi ha una doppia valenza. La prima è di rendere possibile a ciascuno di sopportarsi, perché se non si hanno dei principi anche di riferimento, la vita diventa più faticosa di quella che è. Una delle cose più tremende che può capitare è di dover imparare a vivere da capo ogni mattina, il che diventa molto complicato. Quando io vedo dei bambini rimango sempre molto, come dire, stupito, ma quante cose devono imparare? Ora, se non abbiamo un piccolo ordine o almeno dei punti di orientamento, il rischio è di fare ogni giorno la fatica di ricominciare a vivere, ed è complicato. E nello stesso tempo l'ordine ci aiuta a sopportarci, ma anche a renderci sopportabili agli altri. Quindi è anche, direi, una questione di eleganza. Ecco, il termine eleganza ricorre più volte in questo tuo volume, che per me ha un po' il sapore, tu parli di eleganza come sfida, educazione come sfida, ordine come sfida. Oggi come oggi, in questo tempo, a me sembra che sia più una provocazione, nel senso che noi non è che abbiamo tanta più voglia né di inseguire il senso vero dell'eleganza, il senso vero dell'educazione, il senso vero dell'ordine. Forse perché, a proposito del tempo e dello spazio, noi siamo tutto, pensiamo di fare tutto in fretta, tutto subito, quindi tutto bene, anche se ogni giorno ci dobbiamo rimettere a rifare tutto e non lo facciamo forse sempre bene, anzi mai bene, come vorremmo. Quindi questa è anche una provocazione o è semplicemente un avvertimento? Ma lo chiamerei un appello, perché detto proprio in modo, direi, quasi banale, senza nessuna pretesa di dire chissà quali grandi verità, quando noi manchiamo appunto di ordine personale, interiore, e di ordine relazionale, è chiaro che basta svoltare l'angolo e ci troviamo nella barbarie. È chiaro che una virtù come l'eleganza, l'eleganza è una virtù molto più preziosa di quanto si possa pensare, perché avere un atteggiamento elegante significa fondamentalmente essere capaci di non pensarsi al centro del mondo e di pensarsi in relazione con un mondo più ampio. Prima dicevamo, parlando con Donatella, oggi non usiamo più una parola che faceva parte del vocabolario di quando eravamo bambini, noi che abbiamo almeno più di 50 anni o giù di là. Essere delle persone, dei bambini educati, un bambino educato. Oggi questa parola non si usa quasi più, sembra quasi persino una parola cancellata dal vocabolario, perché abbiamo confuso l'educazione con una sorta di costrizione di etichetta esterna. In realtà essere educati, secondo il termine, significa essere persone educate, cioè tirate fuori da un centramento su se stessi che permette di avere occhi e attenzione per gli altri. E quindi è una forma di eleganza, è una forma di nobiltà, non di lignaggio, ma di umanità. Oggi siamo in un contesto in cui il bisogno di essere centro di se stessi e di illuderci di essere centro di noi stessi anche come piccole grandi tribù, e beh, questo genera la barbarie, è il primo segno dell'eleganza, dell'educazione, eccetera, 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 della bellezza di abitare questo mondo in modo adeguato, è la parola, l'uso della parola. Da bambini il primo problema che si affronta sono le parolacce.
da adulti forse non diciamo più le parolacce, ma rischiamo di dire delle parole inadeguate, incapaci di misurare la giusta distanza, il giusto rispetto. Ecco, però allora questa eleganza, che poi è l'eleganza del cuore, che diventa eleganza di vita, che te la rende bella, a questo punto, ma dove la imparo? Ma potremmo dire così che uomini, umani più precisamente, non si nasce, si diventa. Questa idea molto, direi, molto strana di pensare che la nostra umanità è un'opera ricevuta con diritto di nascita. Con diritto di nascita abbiamo semplicemente la possibilità di diventare umani, ma questo è il lavoro di tutta la vita. E quindi dove si impara? Lo si impara attraverso l'uso sapiente dello spazio e del tempo. Anche qui siamo in un'epoca unica, forse, almeno per quello che possiamo percepire dalla nostra conoscenza della storia della nostra umanità. Oggi abbiamo, e soprattutto i nostri figli e nipoti, una percezione dello spazio e del tempo completamente diversa, che ci permette di illuderci di poter vivere fuori da uno spazio e fuori da un tempo, e soprattutto fuori da uno spazio condiviso e da un tempo condiviso. Ebbene, questo fa poi l'abbassamento del livello. Ma questo ti dicono, è così che funziona il mondo. Adesso il mondo corre veloce, tu non puoi restare indietro, non ti puoi fermare. Guarda l'informazione. L'informazione è sempre più veloce. Poi dopo ci si lamenta che ci sono le fake news. Per forza, se non verifichi, se non hai il tempo di verificare la tua fonte e metti in rete quello che ti racconta il primo che passa per la strada. E così anche per quello che riguarda tutto il resto della nostra vita. Se noi non ci fermiamo un attimo a pensare quello che stiamo facendo, rischia che appunto stiamo facendo del male pensando di fare del bene. E allora, come fare a dire no, mi riapproprio del mio tempo? Questo era un problema, quello dell'uso buono del tempo. Tu parli, dici, non confondete, in questo libro tu dici, non confondete l'attimo presente con l'attimo fuggente. Ecco, allora, prima che tu ci spieghi questa differenza profonda, io mi permetto di leggerti una cosa brevissima del Cardinale Martini, che lui a proposito del tempo aveva delle idee molto chiare e nonostante fosse impegnatissimo trovava sempre dei momenti nella settimana da dedicare a se stesso e anche da ammalato. E diceva, questo era nella lettera pastorale Io sto alla porta. Io so, Padre, che il tempo che tu mi dai è un dono sincero e che diventa a tutti gli effetti il mio tempo. Piccola traccia, ma indelebile e irripetibile, di un'esistenza personale che attraversa la vita del mondo. Tu la riconosci tra mille col tuo sguardo, infinitamente limpido e profondo. Per quanto piccola, labile e leggera sia la linea del tempo che la mia traccia percorre, solido e indistruttibile è il valore di cui è segno fin dal primo istante. Ecco, questa qui è la responsabilità bella grossa. Noi siamo responsabili non degli attimi fuggenti, ma dell'attimo presente. Nel senso che in questa corsa, cui siamo per certi aspetti anche costretti dal mondo e soprattutto dal modo in cui viviamo, o in certo modo è stato deciso che si viva, è chiaro che rischiamo di smarrire quel contatto con la profondità del nostro desiderio di sentirci vivi, viventi. E non semplicemente di quasi di consumare la vita. Noi consumiamo il tempo senza viverlo. Soprattutto questo, ormai siamo passati dall'idea di vivere i tempi a cercare sempre un'alternativa al tempo che viviamo, questa corsa continua dietro le vacanze, per esempio, la confusione tra i tempi giusti di riposo e un'idea di vivere completamente e continuamente in attesa della prossima vacanza, come se quello che si stesse vivendo non ha senso. E questo sta rendendo la nostra vita insensata, perché se io penso di vivere, di stare bene quando andrò agli Hawaii, rischio di
non stare bene adesso che sono qui a Bologna, che poi non è neanche tanto male, insomma, tutto sommato si può anche, è anche passabile. Ma appunto l'attimo presente è accettare il limite dello spazio e del tempo. E soprattutto accettando il limite dello spazio e del tempo, accettare la caratteristica della nostra coscienza di umanità è che appunto che la nostra realtà è una realtà che deve sapersi misurare con il limite, altrimenti diventa illusoria e soprattutto apre la, la porta o le finestre a due possibilità, la violenza e la depressione, che sono malattie proprie del nostro tempo. Tu sei un sostenitore dell'ozio. Io sono un monaco benedettino, quindi sono sostenitore dell'ozio, ma dell'ozio appunto come lo intendevano i santi padri. Cioè il fatto che persino il lavoro è una forma di creazione. Io penso che la cosa più bella che possa capitare ad un uomo, ad una donna, è di riposarsi, o meglio, di acquistare energie mentre le dà. E questo è un po' la logica erotica della vita umana. La nostra vita umana non è semplicemente per la procreazione, non è semplicemente una questione animale. Persino il sesso, l'eroticità, lo scambio di relazionalità è per permettere di lavorare, di impegnarsi, di creare, in una parola, di migliorare il mondo, di a rendere questo mondo più bello di come lo abbiamo trovato, e questa è la cosa più impegnativa ma soddisfacente che si possa vivere. Invece noi attualmente abbiamo diviso il lavoro dalla soddisfazione e questo sta creando una cultura molto strana e molto, diciamo, tutto sommato nuova, a cui tutto sommato non siamo neanche tanto preparati, perché è come se si vivesse continuamente in esilio dalla propria vita reale. Allora, però ci sono due cose. Un po' il lavoro è visto come fonte di sostentamento oramai, da una parte, per alcuni, perché di lavoro ce n'è sempre di meno, e guarda questi giovani che sono costretti, e dopo vediamo appunto che non si può pretendere più di tanto che vadano a fare dei grandi ragionamenti su questo. E c'è invece chi della nostra generazione del lavoro ha fatto un'unica fonte di profitto, basta. Sì, ma questo che cosa sta creando? Sta creando che, al di là di tutte le problematiche legate al lavoro, alla crisi economica, al cambiamento di parametro che tocca sempre la gestione dello spazio e del tempo, secondo me per rispondere o reagire, protestare contro questo imbarbarimento, dobbiamo riappropriarci della laboriosità. Si può essere laboriosi anche non avendo un lavoro. Quindi nel proprio tempo. Nel proprio tempo, soprattutto nell'idea che su questa terra, non siamo solo dei consumatori e non siamo più fortunati se possiamo consumare senza pagare, tra virgolette, ma siamo fortunati se possiamo inserirci in questo circolo di miglioramento, di incremento della vita, in cui riceviamo nella misura in cui siamo in grado anche di dare. Per esempio io penso, però tra virgolette non sono la persona adatta, non sono una persona esperta in questo, che anche quando non si avesse un lavoro bisognerebbe comunque essere laboriosi, come anche quando si avesse un lavoro anche di grande responsabilità, come tu ricordavi prima del Cardinale Martini, bisogna essere capaci anche di darsi dei tempi di sospensione dal lavoro. Certo, questo può sembrare utopico, ma questo dipende dal fatto che abbiamo isolato le nostre vite. Non viviamo più, qui siamo in una città dove tutto parla delle corporazioni. Ora, gli antichi vivevano in corporazioni, noi non viviamo più in corporazioni, viviamo per individui incellati nel proprio individualismo, in cui si cerca di ottenere il massimo profitto con il minor possibile impatto, ma riappropriarci forse non delle corporazioni ma di una capacità di comunicare e di vivere in comunione anche le risorse del nostro tempo, del nostro spazio, per aiutarci ad essere più umani, perché da soli non ci si umanizza. Quindi non soltanto generare ma anzitutto rigenerarsi. Certo, da questo punto di vista non si tratta solo di adempiere il ruolo
della, come dire, di un futuro della nostra specie, ma di dare alla nostra umanità un incremento di qualità, di verità e di bellezza. E però si comincia dal nostro armadio. Ah, certo. E c'è, ci sono le quattro stagioni nell'armadio, c'è quella della primavera, poi c'è anche quello dell'età bella, quello dell'estate, poi inizia l'autunno e poi inizia l'inverno. L'inverno è quello che fa più paura e che noi, di cui non parliamo mai, perché morte, vecchiaia, bisogna metterle in un angolo. Non c'è spazio oggi nella nostra società per la morte, per la paura, per la sofferenza, perché... Sì, perché invece tu dici no, va preparata per tempo. Soprattutto perché nulla di importante nella nostra vita può essere vissuto a livello di una umanità di qualità senza che sia preparato. E le cose importanti vanno preparate remotamente. Ora, la negazione della sofferenza, il nascondimento... Vi ricordate che è da qui che ha cominciato tutta l'esperienza del Buddha. Il Buddha vive la sua illuminazione proprio perché isolato nel castello di famiglia in cui non gli si fa vedere nulla che non sia perfetto e soprattutto niente malattia, niente vecchiaia, niente morte, quando il Buddha Siddhartha si incontra esattamente con questo, diviene un illuminato, verrebbe da dire diviene uno sfigato, non un illuminato, perché quando uno si incontra con la malattia, la vecchiaia e la morte che poteva evitare, a noi sembra esattamente il contrario. Ma perché il Buddha diventa illuminato quando si incontra con la vecchiaia, la malattia e la morte? Perché con il limite che Siddhartha vede fuori di sé comincia a coltivare una sorta di giusto rapporto con il limite che porta dentro di sé, senza più subirlo e preparandolo. Ora noi da questo punto di vista rischiamo di essere una civiltà imbarbarita perché viviamo una sorta di illusoria onnipotenza, quello che si chiama ottimismo forzato. Tutto deve andare al meglio, sempre meglio. Ma questo poi non corrisponde alla vita. E infatti al primo fallimento, perché c'è anche il cassetto dei fallimenti, ma chi di noi non ha qualche fallimento, eh? Ma il problema che si pone umanamente e anche evangelicamente non è quanta sofferenza c'è nella nostra vita, ma che tipo di incremento di sapienza anche la sofferenza, anche il limite, persino la prospettiva della morte può darci. Però poi c'è anche un bel capitolo, che è quello dei sogni. Certo. Il sogno che è indispensabile, anzi addirittura è doveroso. Ma chi non sogna è morto. Forse non lo sappiamo, ma penso che i morti non sognano perché non hanno più bisogno di sognare, perché o sono nella realtà della vita eterna, speriamolo, oppure sono ormai nel nulla, dipende dai punti di vista. Ma certamente ciò che rende possibile il nostro essere uomini e donne è la capacità di sognare, e per gli antichi il sogno è, come poi la psicanalisi ha in certo modo ripristinato, è luogo anche per capire lo stato reale della nostra situazione di umanità e anche il modo per curare gli eventuali disordini, le malattie che possono arrivare alla nostra vita. E soprattutto attenzione che quando si imbastisce la vita semplicemente su ciò che riesco ad avere e non più su ciò che ho voglia di sognare, di desiderare, la vita si intristisce. Soprattutto ci richiudiamo come Frodo nel Signore degli Anelli, nella coltivazione del nostro piccolo, piccolissimo mondo che diventa una prigione. Il nostro mondo che poi è quello della io. Esatto. Dove non c'è più posto per il noi, ma neanche per il lui. E sì, ma soprattutto non c'è posto neanche per noi stessi, perché il bambino impara a dire io quando impara a dire tu, o quando qualcuno lo chiama per nome. E quindi è chiaro che la grande sfida di cambiamento, direi di ecologia umana, parliamo oggi molto di ecologia a livello del pianeta, ma c'è anche un'ecologia umana che forse è la premessa
per una ecologia di ordine appunto di salvaguardia e custodia del creato. L'ecologia della nostra umanità passa attraverso questo ego che permette di dire tu e che si lascia dire tu da un altro. Chiaramente se qualcuno mi dice tu mi limita, ma in questo limite io posso finalmente avere uno spazio e un tempo per vivere in relazione, altrimenti sarò una monade che però devo sapere ascoltare, certo. Devo sentirlo questo tu. Sì, anche perché un tu non si può mai imporre. Un tu imposto in realtà non crea l'io, non crea il me. Si potrebbe dire che la cosa più importante non è l'io, ma il me. Vale a dire io davanti all'altro, capace di fare dell'altro il soggetto della mia vita, per cui divento me davanti all'altro e quindi attraverso questo me posso cominciare ad orientarmi nel mio io. Allora io adesso ti antepongo invece un pezzettino breve della tempesta. No, il Macbeth, dove dice a un certo punto, era disperato, la vita è un'ombra che cammina, un povero attore che si agita e pavoneggia la sua ora sul palco e poi non se ne sa più niente. È il racconto narrato da un idiota pieno di strepiti e furore, significante niente. E non va, No, perché noi siamo all one, come si dice in inglese, noi siamo chiamati al tutto, alla totalità, anzi una parola più bella è l'integralità. Infatti se noi coltiviamo la nostra vita come un progetto di successo della nostra particolarità, questo normalmente si dissolve nel nulla, perché laddove non c'è una relazione in realtà non c'è esistenza. Maurice Zondel dice, fa una distinzione tra l'animale e l'umano, dice l'animale insiste e l'umano esiste. E la nostra vita è una vita estatica, siamo chiamati ad uscire da noi stessi non per dimenticarci di noi stessi, ma per riaccoglierci come mistero inserito in un mondo più grande. Su questo vorrei insistere un attimino, se mi permettete un minuto, anche per la questione forte che noi sentiamo, la gestione della sofferenza. Come fare a gestire la sofferenza, che non è risparmiata a nessuno prima o poi? Sicuramente per gestire, vivere, non essere oppressi dalla sofferenza, bisogna poter vivere la propria realtà di sofferenza in un contesto ampio, per esempio sentendosi parte di un mondo molto più grande di noi, in cui la nostra sofferenza deve essere contestualizzata. Perché se noi non contestualizziamo la nostra vita, in particolare la nostra sofferenza, non possiamo che cedere alla disperazione. E questo è tremendo, è terribile. E direi che è disumano. E da questo punto di vista il lavoro dell'educazione delle nuove generazioni rappresenta una sfida inedita. Perché dobbiamo finalmente convincerci che la cosa importante è iniziare i nostri figli a gestire la sofferenza, perché altrimenti il giorno in cui la vita presenterà qualche passaggio difficile non saranno in grado di affrontarlo. Ecco, questo però richiede anche una presa di coscienza, un grande coraggio. Bisogna prendere il coraggio di essere adulti. Il grosso problema, adesso avremo anche un sinodo della Chiesa Cattolica sui giovani, ma direi che i giovani sono belli normalmente, anche noi eravamo belli quando eravamo giovani. I giovani sono belli, i giovani sono pieni di promesse e anche di tanti problemi e di tanti drammi, come anche noi avevamo drammi, problemi, disperazioni, illusioni. Forse la novità non è quella dei giovani con i problemi, le illusioni, eccetera, eccetera, è la mancanza della classe adulta, di una classe adulta di classe. E quindi direi che l'eleganza diventa una classe adulta di classe, che sa prendere il rischio anche del no per mettere le premesse di un sì alla vita. Ci sono tanti adulti che scimmiottano i giovani, Ma purtroppo, come dice Armando Matteo, che studia un po' questi fenomeni, un prete che si occupa di questioni giovanili,
la novità è vedere in una piazza come questa o per strade da dietro due donne e non saper distinguere chi è la madre e chi è la figlia. Questo è il problema, ed è un problema non estetico, ma di ordine etico. Anche perché quando non si può più distinguere chi è una madre, chi è una figlia, chi è un padre, chi è un nonno e chi è un nipote nel modo di vestire, nel modo di parlare, nel modo di atteggiarsi, questo è segno che c'è un malfunzionamento di trasmissione della sapienza. E questo riguarda sempre l'armadio, l'armadio del cuore, perché tu lo dici bene. Ci sono stagioni in cui vanno determinati abiti, che sono ovviamente non abiti materiali, ma senti, ritorniamo un attimo al sogno e poi finiamo un po' velocemente, abbiamo ancora 10 minuti, così magari se vogliono farci delle domande. A me piace... Anche delle proteste. Beh no, insomma, dai, protestate proprio tanto. Magari se volete criticare un pochino la conduttrice fatelo, l'autore no, Ritorniamo al sogno, perché tu a un certo punto scrivi, pagina 95, nessun sogno si può realizzare se non con l'esercizio della nostra libertà. Per questo non ci si può e non ci si deve mai mancare con il coraggio di scegliere la libertà. Oggi parliamo tanto di libertà. Noi siamo in questo momento in un'orgia di libertà. C'è un tripudio orgiastico della libertà che rischia di essere una maschera abbastanza triste e patetica di una mancanza di libertà, perché la libertà non è ciò che la vita ci dà, ma ciò che nella vita conquistiamo. Ed è il grande dramma delle nuove generazioni di non avere uno spazio di conquista della libertà. Alcune volte bisognerebbe, da buoni adulti, far finta di negare una libertà, anche quando non ce n'è bisogno, perché il giovane possa sentire, come dire, la fierezza di averla conquistata, altrimenti si conquisteranno libertà nocive, e questo è qualcosa di molto molto importante. Infatti non si dice che il peggior male si fa ai propri figli pensando di fare il loro bene? Ma questo non vorrei dirlo in questo modo apodittico, perché non è facile, non è così semplice, però certamente... No, ma io ti parlo da genitori, anche io mi accorgo che certamente pensando di fare il bene di mio figlio Dario, a volte... Il problema è accettare anche di fare del male, di far soffrire. Ciò che noi non riusciamo più a vivere è questo dovere iniziatico di dover infliggere alcune volte delle sofferenze che possiamo ancora controllare, per poter sperare che poi davanti alle sofferenze che non si possono né programmare né controllare si abbia la capacità di reagire con una certa forza. Io direi proprio, lo dico così come una freccia, finiamola di lamentarci della fragilità dei giovani e cerchiamo di rafforzarli. Penso che debba essere un grande impegno della classe adulta, e questo tocca tutti gli ambiti anche della vita sociale, e politica, economica, eccetera. Adesso, dopo questo discorso, mi viene in mente quello della la libertà, allora, libertà di desiderare, ma il desiderio, poi, come lo coniugo allora? Perché adesso, con questo senso di libertà diffuso, io sono libero di far prevalere il mio desiderio, di farlo diventare quasi un diritto e quindi di imporlo. E invece tu metti un cassetto anche dei desideri, citi San Gregorio, il dottore dei desideri, non lo sapevo, la mia ignoranza è totale, e dici bisogna dare una priorità anche ai desideri. Ma che cos'è al giorno d'oggi, secondo il tuo punto di vista, il desiderio che va messo in questo armadio del cuore a seconda delle stagioni? Ma penso che l'ha detto in modo stupendo Papa Francesco nella Gaudete ed Exultate: ogni uomo e ogni donna ha il diritto e il dovere di desiderare la propria felicità, ad una condizione, che ogni uomo e ogni donna che desidera la propria felicità deve ricordarsi che anche l'altro ha diritto a desiderare la felicità. E quindi io penso che la grande rivoluzione è quello di passare dai diritti acquisiti ai doveri condivisi.
Quindi passare dall'idea un po' sessantottina, quest'anno abbiamo celebrato il 50° del 68, va tutto bene, abbiamo fatto dei salti di qualità, ma oggi il problema non è più acquisire dei diritti, ma è saper usare i propri diritti per condividere i doveri di creare le possibilità di un mondo in cui ci sia spazio per tutti, ma in un modo che ciascuno possa vivere il proprio dovere di umanità a servizio dell'umanità degli altri. Io penso che ciò che fa la differenza è il desiderio, è fondamentalmente ciò che ci caratterizza come creature ad immagine e somiglianza di Dio. Il desiderio normalmente è tanto più autentico e più promettente quanto è un desiderio prima di tutto per l'altro e solo dopo per se stessi. Ma il vento sembra tirare senso opposto. Ma il vento tira dove vuole, dice la Sapienza. I proverbi dicono: chi può tenere il vento nel suo pugno? Il nostro problema non è... È la vela. Il problema è issare la vela e tenerla, anche perché dipende dal vento, ma il vero problema è la vela e il timone. E da questo punto di vista è il problema della fatica. Non si può pensare di essere umani senza faticare. È molto doloroso diventare umani ed è ancora più doloroso aiutare gli altri ad essere a loro volta umani. Quindi è il grande lavoro del nostro essere, del nostro divenire e del nostro anche essere fratelli e sorelle in umanità. Ma non c'è un po' il rischio che sia un discorso per happy few, cioè per pochi eletti? Ma il problema non è per Gesù, quando gli pongono la domanda sono pochi quelli che si salvano, Gesù non risponde a questa domanda. Non è questione elitaria, non è questione di pochi o di molti. Secondo me la questione vera è disponibilità, che qualcuno cominci, anche perché se una cosa porta un frutto di bellezza e chi è così stupido da non volerlo? Forse anche dal punto di vista della testimonianza, tra virgolette, cristiana, è che alcune volte il nostro modo di porgere la nostra esperienza di fedeltà o di tentativo di fedeltà al Vangelo rischia di essere poco affidabile dal punto di vista della leggibilità. E da questo punto di vista non basta testimoniare, bisogna anche preoccuparsi di usare un linguaggio comprensibile e soprattutto non piacevole, ma che dia una speranza. Per la mia vita personale una frase che mi ha sempre guidato e che mi guida anche laddove sono chiamato ad accompagnare qualche percorso di vita, una frase stupenda del grande moralista del secolo scorso Bernard Ehring, che diceva: ogni uomo e ogni donna ha il diritto e il dovere di porsi nella situazione in cui può sperare di più. E direi che questo è un diritto che deve diventare un dovere condiviso, una sorta di circolo solidale per renderci veramente più vivibile questa vita. E anche la nostra morte. A me viene in mente Giovanni Paolo II, che appunto si diceva che era il Papa più amato e il meno ascoltato. E di Papa Francesco, che è il Papa più amato ma il più criticato. Per questo, a proposito del linguaggio. Adesso tocchiamo temi troppo vicini, troppo contemporanei, ma si può dire una parola. Ma a Papa Francesco possiamo riconoscere una cosa molto semplice per modo di dire: ha avuto il coraggio nella Gaudete ed Exultate di usare questo termine molto laico di felicità per indicare il cammino della santità, quindi per intercettare nel desiderio buono di ogni uomo e di ogni donna il disegno di Dio sull'umanità. Certo, Papa Francesco ha fatto esplodere la bomba che era stata un po' disinnescata alla fine del Concilio Vaticano II. Sono crollate due torri come quelle di Bologna: la piramide dell'autorità nella Chiesa e la piramide della presunta o presuntuosa santità nella Chiesa. Adesso siamo tutti allo stesso livello, abbiamo un sacco di macerie, un po' come sotto il ponte di Genova. Tiriamoci su le maniche, perché si tratta di costruire, come il Concilio aveva intuito,
un modo nuovo di essere uomini, donne e anche di essere cristiani. Chiaro, quando voi rivoltate una piramide, alcuni naturalmente danno di stomaco, non è facile ritrovarsi capovolti. Nello stesso tempo questa operazione è la grande opportunità del tempo di Chiesa che stiamo vivendo. Naturalmente nella Chiesa si soffre anche a turno e quindi bisogna anche accettarlo. Va bene, allora noi concludiamo questo... Io concludo con una frase, ma poi vi cedo il microfono, che da questo bel libro, dall'autunno, una delle cose più belle della vita è che se non si smette mai di sbagliare, possiamo sempre osare per fare meglio. E questa è proprio, diciamo, è quello che ci serviva. Chi vuole fare una domanda? C'è Giuseppe che gira. Ah no, ecco, col microfono. Metto gli occhiali così vedo se si alzano delle mani, perché da lontano non vedo. Non ne vedo di mani. Dai, possibile. Cioè, un armadio del cuore, il vostro. Eccolo quel signore. Gabriele. Io pensavo dagli esercizi di Sant'Ignazio di avere imparato soprattutto il concetto di limite, e quindi mi ero dato come obiettivo a lungo di avere un armadio formato da 7-8 vestiti per l'estate, 7-8 per l'autunno, 7-8 per la primavera, eccetera. E in realtà, e in questo ringrazio il tema affrontato, ho capito che l'altro giorno, quando con mia figlia di 3 anni le spiegavo dov'era suo nonno, e cioè al cimitero, ho capito che Sant'Ignazio sta facendo il suo lavoro, cioè il collocare la sofferenza della tua vita significa fare ordine e prepararti a saperla gestire nel futuro, quello che avete detto. Grazie. Io penso che, lo dicevo l'altra sera al festival, non si chiama festival quello, a Torino Spiritualità, noi non possiamo dire mai a qualcuno ci sarò sempre, questa è una menzogna. Noi siamo sinceri quando ci siamo nella vita di qualcuno, promettendogli di creare con lui il tempo della nostra assenza, perché noi siamo i figli di un'assenza, di ciò che ci ha preceduto, delle persone in particolare, e siamo i padri di un'assenza, ed è là che si crea veramente l'amore, che non è io ci sarò sempre comunque in ogni modo e ti salverò, ma io ci sono, ma per preparare con te i tempi in cui non ci sarò più, perché tu ci sia. E questo significa mettere in ordine i vivi e i morti, i momenti riusciti e quelli difficili, i momenti in cui possiamo aiutare, i momenti in cui non possiamo fare nulla. Una delle grandi difficoltà nel nostro tempo, anche sui nostri social network, sui nostri telegiornali, i nostri giornali, è abbiamo la soluzione a tutto. Questa è una menzogna. Nessuno ha la soluzione a tutto. La verità è: cerchiamo insieme una soluzione, e se la troviamo bene, se non la troviamo cercheremo ancora, e soprattutto nessuno può promettere qualcosa che non può promettere, di esserci sempre. E questo è un ordine mentale, anche perché altrimenti non, come dire, non permettiamo ai nostri figli di guardare alla vita con responsabilità e con una sorta di protagonismo. Oggi purtroppo i vecchi, gli adulti, non ci togliamo mai di mezzo, pensando di salvare le nuove generazioni senza permettere alle nuove generazioni di fare il loro passo. Quando oggi mi sento dire a me, che ho 54 anni quasi, che sono giovane, mi viene da ridere, perché sono quasi morto, cioè 2/3 della mia vita è andata, e se non faccio delle cose adesso, quando mi chiederanno di farle a 70 anni, non avrò più voglia io e dirò no grazie. Quindi attenzione, manca l'ordine, per esempio, della gestione
dei passaggi generazionali. C'è gente che a 80 anni dice non sono poi così tanto anziano. No, a 80 anni si è, con tutto il rispetto, non si è più giovani, e non si è semplicemente non più giovani, si è anziani andanti. Quindi ora qui noi tocchiamo un tema molto molto forte, in cui si può essere un ottantenne in piena energia, in piena vita, ma c'è una oggettività che va salvaguardata per il bene di tutti, soprattutto di coloro che vengono dopo, perché non si può dire a un giovane, a un uomo di 30 anni sei ancora giovane, perché non lo è. Beh, noi scriviamo spesso e volentieri anche la televisione, lavoro in televisione, mi capita di sentire un ragazzo di 30 anni. Un ragazzo di 30 anni. E io sono felice perché a 57 dico, allora io sono... Non sono attempata. No. Già quando ho partorito mi hanno scritto primi parattempata, mi sono offesa tantissimo, sono andata a lamentarmi, ho detto assolutamente no. Cioè, c'è un ordine anche dell'età. C'è un ordine dell'età, ma forse, questo non voler mollare è perché tu devi cedere comunque un pezzettino di potere. Devi cedere di più, il potere è un'immagine. La cosa che ci interessa di più in realtà non è il potere. Il potere è una maschera della nostra paura di morire. Quando noi dobbiamo cedere una parte della nostra influenza, del nostro potere, della nostra abitudine, è perché questo diventa uno dei primi segni che siamo mortali. Ora si può pensare alla immortalità, c'è qualcuno che si fa persino, come si dice, mettere nel freezer in attesa di tempi migliori, ibernare dicono, ma si può pensare all'immortalità oppure si può pensare alla vita, e la vita è quella che si dona e si trasmette, l'immortalità è quella che si tiene e si trattiene, e questo è molto diverso. È completamente diverso, grazie Gabriele che ci ha fatto questa domanda. Vediamo se c'è qualcun altro che come Gabriele alza la mano e vince la vergogna, perché io credo che uno abbia sempre un po' di ritegno ad alzare la mano, ma di domande forse ce ne sono, anche perché l'argomento mi sembra piuttosto interessante. Siete qua in tanti, cioè vi siete fermati così perché non sapevate dove andare? No? Eccolo. La signora. Buongiorno, la mia domanda è semplice, come ci si prepara a morire? Grazie di questa bella domanda. Ah, posso fermarti, scusa, qui veramente c'è anche una storia di due buste in un cassetto, che le consiglio di leggere. Ma ci si prepara a morire dando la vita e accettando che la vita è un dono di consegna, che esige la capacità di fare un passo indietro. La morte può essere la negazione della vita e può essere il coronamento della vita. E questo non dipende dalla morte, perché morte sempre è, su questo non ci sono dubbi, ma il modo in cui noi la affrontiamo. Nel libro consiglio una cosa che io stesso faccio, è di avere due buste in un cassetto che qualcuno conosce, non in questo senso, non il cassetto del proprio armadio, ma un cassetto del proprio armadio condiviso con qualcuno, in cui siamo capaci anche di immaginare il tempo della fragilizzazione nella malattia e il tempo della nostra morte, raccontandola nel nostro desiderio, cioè come vogliamo essere aiutati a vivere questo. Perché la morte è come l'amore, non si improvvisa. E questo non dipende dalla morte, come non dipende dall'amore, dipende da noi. E quindi è un atto di grande responsabilità. Ciò che fa la differenza, ciò che ha fatto la differenza nella storia dell'umanità, dove comincia la storia di una civiltà? Quando andiamo a scuola abbiamo studiato la storia. Quali sono i primi segni di insediamento umano? Le tombe e i templi. Da lì si comincia. Quando una civiltà come la nostra comincia a non avere più né tombe né templi e solo centri commerciali, deve sapere che già la civiltà sta piombando. E questo non dipende
da chi costruisce i centri commerciali, ma da noi che coltiviamo la memoria dei templi e delle tombe. Non si portano più i bambini, sai, ai funerali. Purtroppo sì. Perché il bambino viene, come dire, viene isolato dal flusso della vita, e quando un bambino viene isolato dal flusso della vita non sa più cos'è la vita. Per cui, per esempio, noi abbiamo anche degli usi, anche tradizionali, anche religiosi. Come diceva Jung, Carl Gustav Jung diceva che le religioni al plurale sono, la spiegazione sua, la citazione sua, le religioni sono dei complessi sistemi di preparazione alla morte, dei complessi sistemi di preparazione alla morte, ma non per far trionfare la morte, ma per far trionfare la consapevolezza della vita, che deve tenere conto dei limiti nella vita e del limite della vita, perché questo genera la sapienza, altrimenti non c'è sapienza. Faccio solo l'esempio della grande cultura egizia. La cultura egizia si fonda su un complesso sistema di preparazione e di metabolizzazione della morte. Sono gli egizi che per primi hanno intuito il senso dell'anima, che gli ebrei non avevano neanche, proprio perché erano in questo sistema di grande civiltà. Ma attenzione, non dimentichiamo che persino la grande civiltà egizia, la grande civiltà maya sono scomparse, sono finite da un punto di vista di complesso sistema religioso antropologico. Attenzione che noi siamo, la nostra cultura e civiltà, a un punto molto delicato, e passa attraverso questa capacità di integrazione anche del limite nella vita e del limite della vita. Una vita che noi vorremmo bella, no? Certo. Una vita che noi vorremmo bella, e per cui appunto speriamo che invece prevalga la speranza, ci si rimbocchi le maniche. Abbiamo il tempo per un'ultima domanda. Vediamo se qualcuno alza. Eccolo. Grazie. Grazie per l'intervento, le suggestioni e le provocazioni. Torniamo all'armadio. Ho notato nel tempo della mia formazione e della formazione degli altri che chi è molto ordinato all'esterno, nella camera, nel modo di gestire la sua vita, la sua giornata, non ha idee molto chiare. Al contrario, chi ha un po' di disordine ambientale, di camera, di comportamenti, ha le idee molto chiare. Ecco, noto questo tipo di disagio anche nell'ambito dei nostri fatti di casa. Grazie. Io penso che questo è possibile, quindi io sono a rischio. Io comunque voglio molto bene a quel frate. Ma credo che in ambedue i casi, per esempio in un armadio molto ordinato, bisogna andare a trovare il filo della complessità. Ciò che fa la differenza non è l'ordine o il disordine, è la capacità di assumere la complessità e di integrare l'ambiguità. Questa è una parola di Thomas Merton, non è mia. Thomas Merton annota nel suo diario, monaco molto, diciamo così, controverso e tormentato: io abito la complessità e l'ambiguità. Ora, la questione dell'ordine o del disordine non è questione semplicemente formale, ma è una questione appunto di filo conduttore della propria vita. È chiaro che ciascuno deve dare ogni tanto uno sguardo al proprio armadio per capire cosa nasconde l'ordine e cosa nasconde il disordine. E soprattutto, e questo mi sembra che forse dopo sei tu che decidi, potrebbe anche concludere questo nostro incontro, per poter alla fine dire che cosa voglio nella mia vita, perché questo mi permette poi di dire cosa voglio fare della mia vita. Grazie di cuore, grazie a fratello Vizzeri, proprio ci hanno detto 5:30, 17:30, noi 17:30.
perché abbiamo fatto ordine. Più che svizzeri, benedettini. Ecco, è vero. Okay. Grazie a tutti. Buona serata. Grazie.